Rapina giovedì sera attorno alle 19:45 in una residenza di via provinciale a Gevio, frazione di Meina. I ladri si sono avvicinati alla casa a bordo di un Alfa Romeo Stelvio di colore scuro. Hanno infranto i vetri dell'abitazione del titolare di una nota ditta di autotrasporti. I titolari, marito e moglie, più 3 figli, erano negli uffici a piano terra. In un primo tempo non hanno sentito nulla. I ladri, dopo aver fatto razzia al secondo piano, sono scesi al primo, dove hanno rotto un altro vetro. Il fragore dei vetri caduti a terra questa volta è stato percepito dall'ufficio. Uno dei figli dei titolari è salito e si è trovato di fronte a un ladro. L'ha afferrato d'un braccio e ne è nata una colluttazione sul balcone. Nel frattempo dalla strada è arrivato un complice che urlava: «Lascialo, ti sparo, lascialo, ti sparo!» E al giovane non è restato che mollare la presa. Nell'oscurità non sarebbe stata vista la pistola, ma il braccio teso del complice faceva desumere che fosse effettivamente armato. L'auto con il ladro e il bottino, che era già stato lanciato dal balcone, si è allontanata velocemente verso lo svincolo dell'autostrada 26 dei Trafori in direzione sud. Intanto dall'ufficio dell'azienda è partita la chiamata al 112. A inseguire i fuggitivi si è lanciata la pattuglia dei carabinieri della stazione di Gattico, che erano già sulle tracce di questa Alfa Romeo Stelvio, segnalata da altri cittadini del territorio. L'inseguimento è durato a lungo, ma poi la vettura con i rapinatori, dopo aver superato la barriera Lago Maggiore, si è dileguata verso sud a fortissima velocità. Anche un'auto della stradale di Romagnano Sesia si è lanciata per intercettarla. Si presume si tratti di una vettura rubata proprio con l'intenzione di usarla per mettere a segno dei colpi. Mai i malviventi si sarebbero avvicinati all'obiettivo con una vettura propria. Racconta ancora spaventata la titolare dell'azienda: ci hanno portato via circa 30.000 euro in preziosi, orologi e valori vari, ai quali si devono aggiungere 3.000 euro in banconote che avevamo in casa. È stata una serata di terrore, sarà molto difficile dimenticarla. È incredibile la sfrontatezza dei ladri che si sono avvicinati sapendo che eravamo negli uffici sottostanti. Coordina le indagini il magistrato verbanese di turno. Il fatto è stato derubricato come rapina impropria, proprio per la colluttazione che è avvenuta con il malvivente.